Salve ragazzi, benvenuti di nuovo sul mio canale Opinioni di Luzio. Oggi 14 settembre, ore 14 e 43 e 30 secondi precisamente. Il luogo ve lo dirò alla fine. Logicamente vi voglio parlare di un tema scottante, di un tema molto importante che tocca a tutti voi, il razzismo mediatico. Naturalmente voi mi chiederete che cos'è. Io ve lo spiego, logicamente ci sarà più episodi per raccontarvi più precisamente, più in maniera dettagliata tale argomento. Il razzismo mediatico, ascoltatemi bene, ok? Voglio la massima attenzione. Si tratta di quello che viene utilizzato dai mezzi di informazione e mezzi anche di comunicazione, naturalmente intendo tutti, quindi sia quello cartaceo che quello visivo, come mezzi di diffusione di notizie, di stampa, di quant'altro, che hanno un ottimo share naturalmente, quelli che canalizzano di più l'interesse di pubblico, logicamente, utilizzano certi argomenti, certe argomentazioni per creare, diciamo, nella psiche, nel pensiero delle persone, della massa, un filo comune. E naturalmente queste cose vengono utilizzate nei vari periodi storici in maniera diversa. Noi parliamo di quello che viene oggi, poi dopo nelle altre puntate vi parlo di quello che viene stato fatto in passato. Oggi cos'è l'argomento cruciale che interessa a tutti noi? Ragazzi, ci interessa il fatto che il nostro marito torna a casa con la cassa integrazione, nostra moglie esce di casa in cerca di lavoro perché è disoccupata. I nostri figli, noi gli possiamo dare i soldi per dare la possibilità di dare un certo grado di istruzione, ok? Noi gli possiamo garantire quel minimo a livello esistenziale per creargli un minimo di sicurezza, un minimo di appagamento della sua giovane età. Questo non ci manca, c'è la precarietà del lavoro, c'è la crisi di quello che è la struttura INPS, che non si sa quando prenderemo la pensione, quindi anche a livello previdenziale non so quando andranno a finire i contributi, e i nostri giovani che contributi percepiranno in base a un lavoro che non c'è, e in base che col regime di previdenza che c'è adesso, che oltre i 40 anni di contributi bisogna versare, non lo so quando riusciranno mai ad averlo. O se dobbiamo. Comunque non mi voglio distrarre, focalizziamoci su quello che vi ho detto. Quindi questo interessa a noi, ok? Cosa fa i mass media? I mass media parlano di questo argomento in un articolo solo, ma poi spostano l'attenzione, sia parlandone prima che parlandone dopo, di tutto quello che riguarda la delittuosità, ok? Mi esprimo meglio questo concetto. Cioè delitti d'amore, delitti di vendetta, delitti di malavita, delitto di malaffare, delitto accidentali, colposi perché si ubriaca al volante e mazza uno, delitti futili per futili motivi, perché ha preso un biscotto al bancone del bar o perché magari il vicino di casa non ha spostato la canna fumaria che intossica il fumo dell'inquilino di sopra, tutti questi delitti, o che si è dimenticata la bomba da gas, delitti di persone che si prostituiscono e muoiono per la strada, cioè tutte queste cose qua, cioè, dando molta importanza e poi facendo anche, se non hanno la possibilità di capirla nella giornata, un delitto, vanno a ripescare nel vecchio, nello storico, di come stanno messi dopo 10-12 anni di carcere, dopo 10-10 anni di processi, come stanno messi, cosa fanno, cosa no, sempre per riempire comunque sia, sempre una cosa, uno scenario delittuoso, uno scenario di sangue, ok? Quello perché, signore? Perché sicuramente per cercare di distrarre quello che è il pensiero dominante nelle famiglie, che è quello del problema del lavoro. Se noi spostiamo il pensiero dominante, ma comunque se ce ne mettiamo anche un altro, logicamente cerchiamo di distrarlo, quello ci porta che ha meno criticità nella vita sociale la persona, che ci continua nelle sue poche possibilità a consumare, a cibarsi, insomma, a livello sociale dei servizi, dei beni che vengono erogati attraverso la società, e che quindi non porti ribellione, un movimento di massa, ok? Questo è quello che porta. E loro l'argomento è sempre come dei camaleonti, cambiano colore in base al periodo storico, al periodo in cui serve. E questo ve ne parlerò, vi sono una traccia, perché se noi vogliamo parlare di diritti, comunque sia importante, che okay? Questo non lo voglio togliere. Non voglio nulla togliere alla persona che muore, è giusto parlarne, però voglio dire, perché allora non focalizziamo anche quello che era lo storico e il futuro della persona che si è data fuoco a Montecitorio ed è morta? Perché non vogliamo dare a dare uno sto a guardare uno storico e il futuro di tutte quelle che sono le morti bianche, ok? Perché non vogliamo dare uno storico e un futuro a tutti quelli che si tolgono la vita in carcere, nella vita di ogni giorno?
giorno perché non ce la fanno più, perché queste persone non gli diamo parola, non gli diamo spazio visivo, perché? Perché ci fanno vedere le paure, le nostre paure di ogni giorno nelle nostre case? Allora quello non ci interessa, allora creiamo le morti, quelle che ci possono più interessare, cioè c'è l'ubriaco, ah ecco, vedi il solito ubriaco ammazza le persone, oppure ah la malavita, lo scissionista, ah quella gente del malaffare, oppure ah diritto di passionale, ah vedi i morbosi, ossessivi con l'amore, allora fanno i delitti, ah ecco gli spettegolezzi, ecco il crearsi l'uno contro l'altro, ah ma per il sentimento, ma è giusto, non è giusto, ecco che ci portano a dividerci, a non farci vedere che ognuno col vicino abbiamo lo stesso problema, cioè tuo marito è disoccupato e mia moglie è cassa integrata, come facciamo ad andare a mangiare? No, gli abbiamo creato anche altre cose su cui dialogare, spostare l'attenzione. Ragazzi, questa è solo la prima puntata per argomentare tutto ciò e lo faremo anche su una testata giornalistica da una mia cara collega. E poi vi argomenterò il terrorismo, Tangentopoli, le stragi di Stato e i comunisti che mangiano i bambini. Questo è uno dei tanti argomenti di quello che i mass media hanno utilizzato negli anni, dall'inizio della Repubblica ad oggi. Ragazzi, voglio che commentate e vi dite la vostra su questo razzismo mediatico, perché a me è una forma di razzismo, cioè di portare odio verso certe cose. Ah, dimenticavo, sono a Monte San Vito, patria materna.